Si celebra in Italia domenica 4 febbraio la Giornata per la Vita, voluta come occasione per riflettere e pregare per la difesa della vita umana dal suo sorgere al suo naturale tramonto. Nel loro breve messaggio i Vescovi richiamano la testimonianza di Santa Teresa di Calcutta nel suo celebre messaggio in occasione del Premio Nobel per la Pace 1979. Before you all who come from different countries, let us all pray that we have the courage to stand by the unborn child and give the child an opportunity to love and to be loved. Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato. Nella esortazione Amoris Laetitia, il Papa esorta ad uno stile di vita in famiglia che sappia prendersi cura l'uno dell'altro. L'amore di Dio, scrive il Papa, si esprime attraverso le parole vive e concrete con cui l'uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale. Voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo. Per affidare alla Vergine Maria l'impegno di accogliere e difendere la vita, si terrà sabato pomeriggio alle 15 un pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna di San Luca, con la messa celebrata alle 16:15 dall'Arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi. Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 16:30, si terrà in seminario un incontro di testimonianze e condivisione, promosso da Fondazione Don Mario Campidori, Associazione Metodo Billings Emilia Romagna, Centro Dore, Famiglie per l'Accoglienza, Servizio Accoglienza alla Vita, Centro Volontari della Sofferenza, Movimento per la Vita, Azione Cattolica, Comunità Papa Giovanni XXIII.